Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di Battle Right. Che cos'è Battle Right? Battle Right è un gioco di combattimenti in arena con una visuale dall'alto piuttosto distante dai nostri personaggi. È un hero game, il che vuol dire che noi sceglieremo il nostro personaggio tra una galleria di una dozzina di personaggi. Ogni personaggio avrà le sue abilità fisse e noi con queste dovremo cercare di vincere il match in scontri che possono essere 2 contro 2 o più. Battle Right ha una visuale che ricorda moltissimo quelli che sono i MOBA, nel senso che la distanza della telecamera, la forma degli sprite, la forma dell'ambientazione sarà veramente familiare per tutti i giocatori di MOBA. Ognuno dei nostri personaggi avrà delle caratteristiche differenti, avrà degli attacchi base, degli attacchi speciali con un cooldown che si devono ricaricare e un attacco ultimate come quelli di Overwatch, tanto per capirci, che farà un sacco di danni ma si caricherà in più tempo. Ci troveremo all'interno di queste arene nelle quali cercheremo di portare nelle quali cercheremo di uccidere i nostri avversari prima che loro uccidano noi. Ok, cosa mi è piaciuto di questo Battle Right? Vabbè, allora incominciamo dalle cose semplici, cioè il gruppo di personaggi che si possono scegliere in questo momento. Battle Right in accesso anticipato, sono una dozzina, sono tutti carini, sono tutti diversi, sono tutti riconoscibili e sono tutti piuttosto soddisfacenti e vari. Devo dire che c'è una bella scelta, ci sono alcune cose ovviamente che lo accomunano come tipo di personaggi a quello che può essere Overwatch. Abbiamo di nuovo un personaggio con uno scudo gigante. Ok, però la similitudine è molto poco marcata, al punto che non dà assolutamente fastidio, non sembra di giocare ad un Overwatch da una prospettiva diversa. Il character design non è malvagio, tutti i personaggi sembrano essere dotati di personalità, ed è, devo dire, carino, sono carini da scegliere, carini da vedere, carini da giocare. È un gioco che non è gratuito, quindi tutte le casse, tutte le cose che noi troveremo all'interno del gioco come premi per essere passati di livello in vari modi, saranno tutti premi cosmetici. Carini, anche qua sono fatti abbastanza bene, sono abbastanza vari, anche se forse non troppo, molto spesso sono delle ricolorazioni, molto spesso sono dei modelli ai quali è stato aggiunto qualche ammennicolo sopra, tipo l'armatura sopra il draghetto, ma il modello del draghetto rimane identico, che da un lato è positivo perché aiuta la chiarezza, aiuta a sapere chi hai di fronte e che abilità ha, dall'altro ovviamente rende il gioco un po' meno vario di quello che potrebbe essere. Mi è piaciuto il sistema mutuato dai MOBA, che tra un round e l'altro potremo prendere una abilità per il nostro personaggio che potenzierà una delle sue, dei suoi attacchi o delle sue abilità speciali, che determinerà un po' la tattica che noi andremo a utilizzare per combattere. Nel primo scontro, perché si gioca chi arriva prima a 3, nel primo scontro avremo soltanto un'abilità, ma le abilità si sommeranno di scontro in scontro, quindi man mano che andremo avanti saremo sempre più forti, sempre più efficienti in quello che facciamo. Mi è piaciuto molto che le partite siano molto brevi, durano poco, durano 5-6 minuti e devo dire che questo è una cosa sempre piacevole in un gioco PvP, perché fa sì che anche se il matchmaking non è dei migliori, anche se ci sono dei problemi, anche se il nostro compagno è un fesso e quindi perdiamo per colpa sua o lui perde per colpa nostra, ci troveremo a risolvere il problema in molto poco tempo, mal che vada perdiamo in fretta, vabbè, finita così, pace, buonanotte. Cose che invece non mi sono piaciute. Allora, cose che non mi sono piaciute, un po' complicate e non sempre dipendenti dal gioco. È un gioco che richiede un team, ve lo dico subito, è un gioco che vale 10 volte quello che vale il single player giocare con qualcuno, perché il potersi parlare, il poter stare una strategia, il poter chiamare aiuto, il poter avere una forma di team, di gioco di squadra all'interno di questo Battle Right cambia completamente l'esperienza. Senza, forse è un po' troppo confuso per essere efficiente quello che si fa.
nel senso che a volte capire esattamente quale abilità di quale personaggio è andato in cooldown, cosa può fare l'altro e eventualmente accorgersi di come dare supporto all'altra persona è molto complicato. Il gioco in sé non è confuso, è complicato il gioco di squadra, che è una cosa diversa, perché in realtà il gioco è molto semplice da giocare e sarà molto comprensibile subito. L'altra cosa che non è piaciuta, ma stiamo entrando in una questione più personale che oggettiva, è la visuale. La visuale, che è quella, come vi dicevo, di un MOBA, quindi è presa un po' dall'alto e i nostri personaggi sono piuttosto piccoli a schermo, ma del resto lo state sicuramente vedendo nel video che c'è di fianco a me. Questo può andar bene, per il senso che ci dà chiarezza, ci dà la possibilità di vedere i nemici piuttosto lontani, e efficace per quanto riguarda il combattimento e la sua gestione, ok? Però devo dire che è poco soddisfacente, cioè abbattere un altro personaggio non è molto soddisfacente, è molto meno soddisfacente che farlo in un gioco in prima persona, in un gioco in cui gli sprite sono più grossi, ok? Qui i nemici e noi saremo dei pixel, pochi pixel sullo schermo, e quindi la sensazione di combattere ci verrà trasmessa veramente poco. Questa può essere una cosa che non vi disturba se siete abituati ai combattimenti MOBA, può essere una cosa che vi disturba un po' di più se siete invece provenienti da una cosa tipo Overwatch, dove invece uccidere i personaggi è una sensazione soddisfacente, ok? Direi che questo più o meno riassume la mia opinione su Battle Ride, che non è un gioco brutto. È un gioco carino, è un gioco che mi è piaciuto, è un gioco che consiglierei a chi ama questo tipo di giochi. Io non amo tantissimo i giochi di combattimento in arena, quindi qua siamo sempre sul gusto personale, non stiamo parlando di problemi oggettivi del gioco. Devo dire che forse col suo approccio ad eroi così distinti, così mutuato da quello che è il trend adesso di questo tipo di giochi, devo dire che mi è piaciuto più di tanti altri. Ok, in questo momento costa 20 euro su Steam, è stato sviluppato dagli Stunlock Studios, e direi che quello che dovevo dirvi ve l'ho detto. Vi ringrazio per aver seguito questo episodio, vi ricordo che esiste un tasto per iscriversi al canale e ricevere nella propria pagina delle iscrizioni su YouTube un video nuovo ogni giorno in cui vi parlo di un gioco, così vi faccio conoscere un gioco, vi faccio vedere se un gioco può piacervi oppure no. Ciao!